Amici, amiche, benvenuti. Oggi è una giornata importantissima perché si va alla kermesse della maglia italiana a Firenze. Siamo in partenza, io e Paolo. Paolo è andato a prendere l'auto e questi sono i nostri bagagli, solo i nostri. Poi arriveranno anche quelli delle ragazze. Bene, sono super emozionata. Mi sono lavati i capelli e stanno come vogliono loro. Non vedo l'ora di arrivare. Siamo in auto, piccolissima sosta tecnica per spogliarci perché farà caldo. Sappiamo che Firenze farà caldo e poi si parte. Si è tolta quello, si è messa uno scialletto. Un scialletto Cosciani. Ovvio, ma scusa, ma andiamo anche a specificare questa cosa. Siamo arrivati! E ballerà tutto. Sono arrivata, sono entusiasta, sto vedendo l'allestimento del mercato e ho già preso possesso della mia classe. Devo tornare a controllare, però volevo farvi vedere questo stand meraviglioso, dove si possono trovare molti capi cosciani, come vediamo, e anche ci sono dei libri cosciani, sono coperti, ma ci sono qui nella mia classe già tutta pronta. Io aspetto i miei allievi, sono gasatissima e adesso vado a fumarmi una sigaretta. Abbiamo finito, è stata dura perché abbiamo tutte caldissimo, ma loro sono state molto brave. Sollevate il lavoro per far vedere che brave che siete state, siamo tutte distanti. Guarda che belle, ci vediamo dopo. Ho appena finito il mio corso e caramba, che sorpresa! Non mi fare gestacci, cattivo! Cattivo! Comunque adesso ci facciamo un giretto. Sono qui con Carlotta allo stand Maillac perché con questa penna specialissima adesso farò una cosa pazzesca, e cioè
Dillo tu, Carlotta. Firmerà le ultime due copie di eufonie tibetane. E poi esaurito definitivamente, ragazzi. Io ho detto tutto su questa cosa. Ah, vado, eh? Amici, io, la mia acqua e la mia valigia siamo stati portati da mio marito, praticamente di peso, in camera finalmente. Abbiamo finito la presentazione di Muya, è stato bellissimo condividere con tutti quanti voi questo momento così speciale dopo il lockdown. Di nuovo una presentazione di un mio libro, è stato veramente fantastico. Adesso stramazzo per un'oretta e poi cenetta. E buongiorno! Questa mattina ho fatto colazione e sono pronta e pimpante a fare una bella visitina al mercatino e a chiacchierare con un sacco di amici. Eccoci arrivati! Vi volevo far vedere una cosa bellissima! Aspettate, Guardate che bellissima idea che hanno avuto! Ogni partecipante mette lo spillino della sua provenienza, anche da Napoli, dalla Puglia, guardate che meraviglia, dalla Sicilia nessuno, dalla Sardegna nessuno, ed eccoci qua, questo è il nostro gruppetto da Trieste, in realtà ne manca uno. Allora, vorrei dirvi che c'è anche chi fa astucci brutti. Non lo dico perché sono cattiva, ma perché si chiamano veramente così. Dopo aver firmato gli astucci brutti, potevo non prenderne uno? E se mi conoscete, avete già visto che questo mi rispecchia in pieno. Guardate la pelliccia. La pelliccia non ha stagione, perché qualcuno mi ha detto, ma è invernale con la pelliccia. No! La pelliccia non ha stagione, è sempre brutta, per cui... va su tutto, perché è brutto comunque.
Allora, Cristina, documentiamo questo momento in cui io e te, con 45 gradi, abbiamo un cappello in testa. E che cappello? E che cappello? Abbiamo il cappello Kaita. Diciamo che nonostante la chiamata, nonostante che tantissimi abbiano terminato il cappello del Cal, non c'è nessuno a fare la foto. Ma come si dice, meglio poche ma buone. Sì, anche perché i migliori sono qua. I migliori sono qua, voglio dire, io l'ho portato. Dove siete? Dove siete stati voi? Cristina, sei contenta? Si è aggiunto un nome! Siamo in tre! Godi il cappello! Voi dove eravate? Malissimo che non ci siete stati. Tre le migliori col cappello. Ragazzi, sono la mia postazione con una testa veramente indecente. Sono già arrivate quasi tutti, guardate, guardate che brave che sono. Mancano solamente ancora un paio e poi partiremo con il corso di oggi, il Ferrile. Abbiamo finito, io sono finita, loro sono state super pazienti e bravissime. Oggi c'era tantissimo da parlare perché il Ferrile è un argomento tosto. Fate vedere i vostri lavori, a che punto siete arrivate, donne! Li hanno già messi via, è una vergogna, guarda che roba! No, ce li hanno tutti in mano, bravissime! Guardatele che brave! Noi ci vediamo tutti. Sono qui, in lieta compagnia, una si sta nascondendo. Ragazze, siete anche voi distrutte dal caldo? Sì. Però ci stiamo divertendo tantissimo. Ditemi, avete fatto acquisti? Certo. Sono qui vicino allo stand di Borgo dei Pazzi, testimonianza, perché Enrico mi deve far vedere una cosa e la deve far vedere anche a voi. Basta con ste corna. Allora Enrico, cosa ci racconti? Stavo facendo vedere a Chiara un maglione, anzi un cardigan. È bellissimo. Che ho fatto con una lana Borgo dei Pazzi, Lani Cedro, che è una giacca molto semplice con un punto un po' a coste e con un bordo in mosaico. È stupendo. Che sarà pubblicato in una rivista che uscirà prima o poi, non si sa bene quando. Uscirà prima o poi, ma lo sai cosa ti tocca adesso? Cosa mi tocca? Faccelo vedere indossato. Cosa non si fa per accontentare la Cosciani? Certo che è veramente bello, Enrico, è stupendo. Scusa Enrico, ma lo vorrei provare anch'io. Vai, ti tengo il telefono. Fantastico. Vediamo questo maglione. Enrico, è stato un piacere collaborare con te. Non abbiamo per niente collaborato insieme, Vale. Enrico, tu non lo sai, ma sta iniziando una collaborazione, per cui grazie per questo pagamento anticipato di questo meraviglioso cardigan. Ma ti sta veramente bene, però. Lo so, perché mi sta bene tutto. Quando si è belle, sta bene tutto. Quando si è belli, si è belli. Adesso io però vorrei farvi notare una cosa, a parte gli scherzi, del cardigan di Enrico. Guardate la cucitura sul mosaic, cioè è una cosa... È una cosa d'orgasmo, Enrico! Sono quasi pronta assieme alla mia complice Carlotta. Stiamo per andare su nella sala blu, che fa anche rima, a fare la presentazione di Eufonie Tibetane. We'll be right back.
triste ma felice con disturbatore. Diciamo che abbiamo finito la... Basta! Basta! Basta, volete un marito? Allora, abbiamo finito la conferenza, io e Carlotte, fare veramente con lei le presentazioni è sempre fantastico. Siamo andati giù e Paolo, vieni qui, confessa che cosa sta spuntando da qua. Che cos'è questo? Yak, mio. Yak tuo, e che cosa vuoi? Berretto. Berretto, parla a monosillabi praticamente, ha perso oramai qualsiasi ritegno, picchia la moglie e verrà denunciato, quindi aspettatevi un pattern per berretto da uomo, con questo fantastico blu meraviglioso. Ragazzi, dalla camera con un'espressione stravolta, ma mi sto per fare la doccia, dopo aver consumato litri e litri di acqua, vi volevo però far vedere che cosa mi hanno regalato e che cosa sì, mi hanno regalato definitivamente, perché sono delle cose carinissime e volevo farvele vedere subito. E allora, dunque, io avrei voluto partecipare al workshop, no, non è un workshop, una conferenza sulla spiegazione del quadernino dei progetti a maglia di Cristina Castracani, a cura di Cristina Castracani, però era in concomitanza con un mio corso e lei gentilissimamente mi ha fatto questo omaggio nel quale c'è appunto tutta la spiegazione di come si fa, c'è un bellissimo scotch decorato e poi c'è il quadernino nel quale si possono appunto mettere i nostri progetti, filati, attaccare i filati e poi qua ci sono degli adesivi che possono essere attaccati per, non so, indicare il filato, degli adesivini simpatici, il tipo di cosa che stiamo facendo, tipo se sono dei guanti, delle calze, il numero di ferri che stiamo utilizzando. Insomma, trovo che sia una cosa bellissima, grazie mille. Dalla fantastica Federica Giudice, cioè, guardate che meraviglia, la pennina e questo libricino Cherry Bomb che io provvederò immediatamente ad utilizzare per i miei appunti, grazie Federica. Da Daniela mi viene un po' da ridere perché mi ha regalato questa mascherina che è bellissima, guardate, stupenda, ed è tutta foderata in cotone, molto molto leggera, mi fa ridere perché è il regalo a tema, no? Perché siamo con il Covid e quindi insomma è bellissima, molto fiorentina, grazie mille Daniela. E non poteva mancare quello che vi ho fatto già vedere prima, Mayak, gentilissimamente omaggiato, però naturalmente dovrà diventare un berretto per Paolo e non si discute. E poi queste fantastiche matassine del corso sul Ferrile di Officina del Colore Naturale. Fantastico. Cena tra ragazze! Noi si va a mangiare... Alla salmoneria. Io sono molto curiosa. Eccoci arrivati, ancora tutto tace perché i corsi sono già iniziati ed è mattina della domenica, tutti dormono ancora. Sono qui davanti al banchetto di Vulitizi, uno dei più interessanti per me nella fiera, infatti avete visto nel vlog che l'ho filmato più volte, ha dei colori bellissimi e adesso chiediamo a Tizi se ci racconta un pochettino in più della sua lana. A Tizi, la tua lana è veramente bellissima, ci racconti un poco come la fai, quali sono le sue caratteristiche in due parole? Allora, io tingo la lana di solito sempre in piccole quantità e mi piace vedere le matasse come delle tele bianche da dipingere. Faccio sempre colori diversi, infatti se qualcuno vuole dei colori simili me li deve chiedere tutti nello stesso momento. Certo. Sono un po' irripetibili anche per il procedimento che uso per tingere. Ma secondo te quali sono quelle che hai portato adesso che sono tra le meglio riuscite, che tu consiglieresti ai nostri, alla community della maglia italiana? Raccontaci. A me personalmente piacciono molto quelle con tanti passaggi di colore, tipo queste qua. Queste? Queste qua, sì, che ho...
che lavoro molto, diciamo. Ah, fantastico. Per ottenere il colore. E che tipo di lana tingi? Io tingo, allora, quelle che ho portato qua sono tutte prevalentemente merino. Sì. Alcune per calzini anche, e altre, una nuova base che ho portato è la merino lino. Fantastico, quelle per calzini sono? Queste qua. Queste qui. Fino a... Però uno ci può fare quello che vuole, quello che voglio vuole, dire. Sì, sì, sì. Bellissimo. O dei bellissimi calzini o quello che vuole. O quello che si vuole. Sì. Grazie Tizi, bellissimo banchetto il tuo. Grazie. Ciao a tutti, di nuovo. Siamo qui davanti alla bancarella di Francesco di 357L. Ho dovuto leggerlo perché sapete che la mia memoria per i numeri è veramente pessima. E adesso gli chiediamo che cosa fa. Ciao Francesco, ma quante cose bellissime che hai, raccontaci un poco che cosa fai, che cosa offri, vedo tutto legno. Sì, perché vivo in un paese di montagna sul lago di Seo e raccolgo i legni interessanti che crescono lì in zona e che normalmente vengono usati per la legna da ardere, ma io li valorizzo e ricavo dei bottoni. Fantastico. Senti, ma quali tra questi bottoni, quali hai, tu sei più affezionato? Ma più o meno a tutti. Più o meno a tutti, però diciamo la cosa che ti piace fare di più, quindi, sono proprio i bottoni. I bottoni ultimamente ho cominciato a fare gli uncinetti, questi qua. Interessante. Vediamoli, vediamoli. Wow! Ha uncinetti veramente bellissimi. Sono dei pezzi artistici, tutti unici. Queste sono delle impugnature sulle quali io poi monto degli uncinetti. Bellissimo, bellissimo. E però poi vedo che ci sono anche ciondoli, vedo che ci sono anche... Sì, ciondoli, che cosa sono questi? Quelli sono anelli per fare le borse. E vedo che Francesco, oltre agli uncinetti, pensa anche a noi knitter. Infatti vedete che bellissimi giochi di ferri che ha qui. Anche dei misura ferri, insomma... Davvero stupendo. Wow, e ci sono anche i fusi. Grazie mille. Filo anche la lana, eh. No, davvero. Ma guardate che meraviglia, Francesco che fila la lana. Io in questo sono davvero davvero invidiosissima. Dai, ti insegno, dai. No, ma Francesco, sei un uomo poliedrico, fai un po' di tutto. Grazie tante. Grazie a te. Eccoci di fronte al banchetto di Lorena di Live or Die Yarn, che è una tintura fantastica, guardate che robe meravigliose. Adesso le facciamo un paio di domande. Cara Lorena, io vedo qui delle cose veramente stupende. Grazie. Vedo anche tanta concorrenza, ma faremo finta di niente. Qui. Cara Lorena, che meraviglioso. Il prossimo sarà un maglione. Ah, beh, vorrei vedere. Allora, raccontaci che cosa fai. Allora, io tingo i filati con i colori acidi. Molto bene. E veicolati da acido citrico e acetico. Ottimo. Il mio filato preferito in questo periodo. Wow! È questo, è la non superwash, è la non superwash, è una merino però. Sì, è una merino perché purtroppo faccio fatica a indossare e a usare i filati rustici, anche se mi piacciono tanto. Però io vedo qui in realtà che tu hai anche delle cose, sì, certo, non propriamente canoniche, no? Non è la solita merino, vedo degli speckle tipo tweed. Sì, sì. Poi tu tingi anche del mohair. Sì, il mohair, che gli speckle del mohair sono a macchie. È bellissimo. Perché non è super wash. È fantastico. È bellissima, morbida, è la mohair legata con un filo di seta. Magnifico, magnifico. Poi un'altra novità è la merino con 10% di lino. Wow! Che è questa, è uno stoppino e ha un leggero peluchino che è dovuto dal lino. Sono tutte queste screziature bianche. È molto interessante. Perché il lino chiaramente non prende il colore, essendo una fibra, certo, vegetale e non animale. Certo.
Ma insomma, cara Lorena, hai delle cose davvero bellissime. Grazie tante. Ciao. Sono di nuovo davanti allo stand di Mayak. Come vi avevo detto, non racconteremo dei filati Mayak perché oramai li conoscete, sapete che sono tra i miei preferiti. Però, diciamo che qualcosina vi deve dire Carlotta. Ecco qua, cara Carlotta, io non posso fare a meno di continuare a filmare questi filati davvero stupendi e questi lavori veramente fantastici, perché sono come una droga i vostri filati, diciamolo. Allora, come abbiamo detto, abbiamo già fatto la conferenza ieri, ne abbiamo parlato di tante volte sul mio canale e quindi i vostri filati sono ben conosciuti. Ma c'è una cosina che devi dire a chi ci sta ascoltando. Certamente, seguiteci perché a metà ottobre, durante il retreat di Tulips che faremo nel Canavese insieme a Valentina, sveleremo una bellissima novità Mayak. Ai ai ai, ma qua insomma già ce ne sono tantissime, io non vedo l'ora di svelare questa novità perché nemmeno io la so, tutto sommato è un segreto. Certo, grazie mille Carlotta, grazie, buona giornata. Ciao. Amici, sono qui davanti al banchetto di Yes I Bull, una tintora, come vedete, molto interessante. E adesso le facciamo un paio di domande. Ma senti, ma che cose meravigliose, che colori sgargianti che ci proponi. Raccontaci che cosa fai. Wow. Io sono proprio l'amante del colore. E tingo ste kit di cashmere, di seta, di lana merino, mi diverto proprio. E senti, questo cashmere sfumato, cosa ci puoi dire di lui? Perché mi sono già innamorata. È un cashmere proprio sottilino, lace, con un kit puoi fare anche un maglione. È bellissimo, è bellissimo. E vedo che sciale ti bizzarrisce proprio, non si può fare a righe, si può magnifico, fare sfumato. Magnifico. In contrasto. E senti, e questa seta anche lei. Sì. Ma non è tanto sottile, ci viene fuori un maglione. Guarda, ho fatto uno sciallino per far vedere la grandezza. Mi viene sfumato. Vedere che è davvero molto bello, molto interessante. Qui sono molto molto con i colori sfumati in fila senza proprio. Ma senti, ma se tu dovessi scegliere il tuo filato preferito, qual è? Il mio è merino. Ah, merino. Quindi tu consigli la merino. La maggior parte delle magliaie magari è meravigliosa. È caldo e vedo che non ci sono problemi di scelta di colore. Problema quale scegliere? Senti, grazie mille, grazie mille, molto interessante il tuo banchetto. E sono finalmente qui davanti allo stand delle Mimmine, uno dei miei preferiti in assoluto. Guardiamo che cosa fa e scopriamo i suoi segreti. Ma allora, ma diciamolo che io ho preso uno di questi astucci bruttissimi. Ascoltami, fai delle cose bellissime. Grazie. Che cosa fai? Raccontaci. Io sono una santa, ho 53 anni quasi. Diciamolo, quasi. Quasi. E fai queste borse, porta progetto, sì, porta tutto. Sì, puro cotone, lavabile a 60 gradi. E
dopo insomma mi sbizzarrisco, parto dal pezzo di stoffa, nel progetto e continuo così. E usi anche delle stoffe un po' particolari, mi pare, sì, un po' diverse dalle solite canoniche che si trovano in giro per le borse portaprogetto, sì. Giusto? C'è molto ricerca nel tessuto, c'è una ricerca molto grande. Guardate amici la mia borsa! E poi non fai solo queste, ma fai anche tipo portaaghi. Sì, sì, assolutamente. Li faccio in vari tessuti e anche in patchwork. Bellissimi. Ma non fai solamente borse? No. Perché qui c'è un angolino dedicato alle bambole. Sì. Sono deliziosi. Pazzetti e bambole. E le bambole, guardate ragazzi, hanno anche i vestitini per poterle cambiare. Guardate gli orsetti. Ma sono fashionissimi questi orsetti. Assolutamente. Sono vestiti meglio di me, tutto sommato. Anche meglio di me. Grazie mille, sai, prego, fai delle cose davvero belle. Ragazzi, io volevo invitarvi. Comprate un brutto. Non fateli restare qui da soli, guardate come sono tristi. Io il mio l'ho adottato. Sono di fronte al banchetto di Malga Ciauta e adesso scopriamo che cosa fa. Allora, carissima Giovanna, ma che belle cose che hai. Raccontaci un poco che cosa fate alla Malga Ciauta. Allora, in Malga Ciauta prevalentemente facciamo alpeggio, per cui abbiamo le vacche al pascolo. Magnifico. E faccio formaggio e mi occupo di agriturismo e quindi dell'accoglienza e di far mangiare buoni cibi agli ospiti che vengono a trovarci. Diciamo che filato e cibo è una coppiata che va sempre. Bellissima, grandiosa. Ecco. E poi? E poi nel periodo invernale ci dedichiamo di più alla filiera della lana perché alleviamo pecore merinos e conigli angora. Le pecore merinos ci danno una fibra un po' più asciutta, quindi non è la merinos commerciale che conosciamo, vabbè, non è trattata con i siliconi per cui è molto asciutta, ma è morbida e non punge. Pertanto produciamo pura merinos, poi produciamo puro angora. E da un annetto a questa parte abbiamo pensato di fare il blend, per cui abbiamo un 50% merino su un 50% angora che ci permette di realizzare questo tipo di capi, sia con un titolo più grosso per una maglieria un po' più da montagna che si addice di più a quelle temperature e poi abbiamo iniziato a fare un titolo un po' più sottile per temperature un po' più cittadine. Appunto per chi desidera fare delle cose un po' più leggere. Ma è tutto davvero molto interessante, cara Giovanna, grazie tante. Grazie a te, ciao. Sono davanti al banchetto di Campolmi Filati, ragazzi, negozio storico di Firenze, e adesso li intervistiamo. Ma buongiorno, fate un mestiere invidiato da molti, tutto sommato. Grazie mille. Avete delle cose veramente fantastiche. Mamma mia, quanti filati meravigliosi. In cosa siete specializzati? Allora, senti Valentina, intanto noi siamo un esercizio storico fiorentino fondato da mio nonno ormai nel lontano 1954. Ed è una cosa rarissima adesso. Che ha trasformato, diciamo, la merceria dei genitori in un negozio produttore di filati, cioè si è specializzato nella produzione del filato. Quello che vedi qui sopra sono tutti i filati, il 90% di nostra produzione. Abbiamo varie miste, varie composizioni, da filati più pregiati, filati misti lana, filati in lana, merinos, irrestringibile. E cosa dire di più? Cosa dire di più? Siamo ancora un po' all'albore di quelli che sono i pasti storici di Firenze, siamo ancora diciamo competitivi all'interno del nostro piccolo mercato, stiamo combattendo contro questo Covid anche noi. Però diciamolo che se si viene a Firenze bisogna passare da voi, assolutamente. Messo come tappa fissa. Bisogna dire. Io sono attirata moltissimo da questo filato che brilla come un gioiello, è veramente stupendo. È davvero molto molto bello. E poi guardate che colori, ragazzi, stupendo. Avete portato un po' di tutto per non abbiamo farci mancare niente. Abbiamo portato un po' di tutto soprattutto per mostrare la gamma dell'inventario. Non abbiamo a disposizione le cose per vendere, ma solo giusto per presa visione. Tanto abbiamo un negozio, abbiamo l'e-commerce per acquistare online, quindi
sono davvero tentatori. Grazie mille per questa intervista. Sono qui davanti al banchetto di Borgo dei Pazzi e adesso Massimo Signori ci racconterà le novità. Di altro non parleremo perché oramai Borgo dei Pazzi lo conosciamo tutti benissimo. Sappiamo che i suoi filati sono incredibili e fantastici e io li uso spesso, ma siamo qui per spalpucciare le novità. Massimo, eccoci qua. Hai portato un sacco di cose nuove, campionari meravigliosi, ma noi siamo qui per le novità. Eh certo. Cosa ci racconti? Allora, abbiamo quest'anno le maggiori novità sono queste. Allora, questa è Giulia, che è un filato scicchettoso per le vostre serate in teatro. Wow! Per i vostri accessori sobri. E è un filato con questi luccichini di lurex e la composizione è incredibile: lana, bambù, alpaca, lino e un po' di fibra sintetica. È per forza. Ma solo il 10%, se ci leggo bene. Ottimo. Vuoi gli occhiali? sto invecchiando. Tutti, caro. E questo, poi? Questo invece è Elia. Che ha l'80% di lana e il 20% di poliammide. Il poliammide sono queste bottoncini molto leggeri. Molto leggeri, discreto come effetto. Esatto. Quando fai il capo hai questo movimento che è abbastanza sobrio, che rende meno noioso anche lavorare una maglia rasata. Ok, bellissimo. Questo è 90% lana e 10% di viscosa, però la viscosa sono questi bottoncini colorati. Questo è bellissimo. Esatto. Devo dire, mi piace moltissimo. Ci piace molto. Sì. È per fare dei capi che sono un po' più allegri, però abbastanza sobri, non viene fuori. È molto molto bello. Okay. Ha un aspetto di tweed elegante, se possiamo dire, è vero. Poi veniamo alle cose un po' più preziose. Abbiamo questo nike che bello, che è fatto con il sempre ciccato povero me. Allora, lana, bambù e anche il baby camel. Wow, è bellissimo questo. Ok, e poi abbiamo tantissimi colori nuovi nell'amore cashmere. Mamma mia, che meraviglia! E ragazzi, vi dico, amore cashmere, piccolo spoiler, compratene perché a Firenze in novembre faremo qualcosa di bello. E naturalmente ci sono anche tutti gli altri filati classici di Borgo dei Pazzi. Caro Massimo, grazie mille per ciao, queste Valentina, novità che ci hai raccontato. Ciao alla tua big fan. Amiche, complici, accompagnatrici, dopo aver fatto danni gli altri giorni, raccontateci cosa avete fatto oggi. Un altro danno. Fateci vedere la lana che avete comprato. Wow, bellissima. Intonatissimo, siete in palette perfetta con lo sfondo del banchetto del filo matto che ha fare un corso la cara Cecilia. Concludo il mio vlog. È finita la mia esperienza a Knit Italia, il primo festival della maglia italiana. Ciao a tutti, al prossimo video. Sono un po' triste a dir la verità, ma si deve partire. Ciao.